Qual è il significato? Questa coccarda verde è la coccarda della speranza di cominciare a cambiare quello che è l'atteggiamento dei sindacati e dei lavoratori rispetto a quelli che sono i veri problemi del settore sanitario sul nostro territorio. I veri problemi sono che da una criminalizzazione di una sparuta minoranza, che è una percentuale insignificante, non si valorizzi né si criminalizzano lavoratori che con onestà, dedizione, trasparenza, professionalità fanno di queste strutture, delle nostre strutture, strutture di eccellenza. Siccome molto spesso nell'evidenziare quelli che sono alcuni fatti non si evidenziano quelle che sono le condizioni dei lavoratori, allora questa coccarda verde serve a dire che noi vogliamo che vengano assunti i giovani, noi vogliamo che venga garantita una sanità che sia coerente con quelli che sono i livelli essenziali di assistenza. Lei intanto ha lanciato un allarme perché dice proprio a fronte della carenza di organico c'è il rischio di non poter concedere le ferie ai lavoratori dell'azienda. Certamente, certamente. Se non si chiudono i servizi non si possono concedere le ferie, perché questo territorio che ha perso circa 3.000 lavoratori di tutti i livelli e professioni sta continuando ad erogare i servizi che erogava in tutto questo periodo, sempre con grave rischio da parte dei lavoratori di non riuscire a sostenere quelli che sono i livelli di organizzazione. Allora basta piangersi addosso. Da oggi in poi, se vogliamo effettivamente che le strutture sanitarie adeguino gli organici, basta straordinario per rilanciare una nuova occupazione di giovani che motivati, sono frenetici, vogliono lavorare e sono quelli che sono portatori di novità, di rivoluzioni organizzative e sono fondamentalmente portatori di gioventù. E questa è la cosa più importante. Se non si comincia dal basso, con smettere di fare un lavoro straordinario e chiedere effettivamente che all'interno di una riorganizzazione dei servizi si adeguano gli organici al fabbisogno assistenziale, la battaglia non si potrà mai vincere. E in tutto questo serve molto il vostro aiuto.